un grave lutto ha travolto Iva Zanicchi, il cui cuore spezzato ha fatto commuovere tutti i suoi fan. Nessuno si aspettava una notizia così tragica per la povera conduttrice, ecco che cos'è successo. Iva Zanicchi è una cantante, attrice e conduttrice di grande fama, amata in tutta Italia fin dal suo esordio. Grazie al suo impareggiabile talento è stata inserita nel gruppo delle 5 voci femminili più rappresentative degli anni 60 e 70. Lei, insieme a Orietta Berti, Patti Pravo, Mina e Milva, hanno fatto la storia del mondo musicale del nostro paese. I suoi fan la amano per la sua voce e per la sua simpatia e naturalezza con cui sta davanti alle telecamere, fin da quando conduceva Ok Il Prezzo è Giusto. Lo share raggiungeva livelli altisonanti con lei. Nonostante i suoi 84 anni è ancora un portento, come abbiamo potuto vedere a Io Canto Family nel suo ruolo di coach. Eppure di quella sua famosa risata contagiosa che ci ha riservato in tutti questi anni, per il momento non c'è né più traccia, dopo aver subito quel terribile lutto che l'ha travolta totalmente. Ecco che cos'è successo a Iva. I messaggi di conforto per Iva Zanicchi. A dimostrazione del fatto di quanto Iva Zanicchi sia molto amata dai suoi colleghi e dai suoi follower, basta vedere la sua bacheca social invasa da tutti i messaggi di affetto che sono stati postati. Per citarne qualcuno, troviamo per esempio quello di Milly Carlucci. Cara Iva, non ci sono parole per descrivere il tuo dolore di questo momento. Noi tutti possiamo solo starti vicino con le nostre preghiere e il nostro grande affetto, e ancora quello di Silvia Toffanin. Cara Iva, ti siamo vicini in questo momento di immenso dolore. Commoventi sono state anche le parole rilasciate da Orietta Berti. Alla cara Iva mando le mie più sentite condoglianze, da parte mia e di tutta la mia famiglia, e anche quelle di Cristiano Malgioglio e tutti gli altri che hanno voluto esprimere un loro pensiero sui social. La perdita di Fausto Pinna. È di poco fa la notizia che Iva Zanicchi ha perso il suo adorato compagno, Fausto Pinna, di 74 anni, morto dopo una lunga battaglia contro una brutta malattia. Iva e il produttore musicale stavano insieme fin dal 1986 e da sempre sono risultati una coppia molto affiatata e soprattutto super innamorata. Il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, molto amico di Iva e Fausto, ci ha tenuto a scrivere una lettera molto sentita di condoglianze all'amica. Fausto, il tuo Fausto, se n'è andato. Le lacrime ora mi sono facili, ma voglio invece ricordare che non riuscivo mai a finire un ragionamento con voi perché con le vostre osservazioni scoppiavate a ridere insieme per qualcosa, e ancora, ti lascio e cerco di ricordare la tua voce immensa che scoppia a ridere dopo un'osservazione di Fausto. Con me che non riesco mai a finire un ragionamento. Anche noi, insieme a tutti gli altri, facciamo le nostre più sentite condoglianze a Iva e alla famiglia.